abbiamo una bussola che è quella dell'equa distribuzione in Europa e abbiamo l'altra bussola che è quella dell'equa distribuzione in Italia. Noi dobbiamo distribuire i migranti equamente tra i paesi europei e saremo credibili solo se avremo avuto già noi la forza di distribuirli equamente sul territorio nazionale. La Sicilia non può subire l'ingiustizia di accogliere il 90% degli sbarchi e anche il 20%, oltre il 20% da sola dell'accoglienza. Gli sbarchi non ce li può evitare nessuno se non si risolve la crisi libica, perché noi siamo davanti alla Libia. L'accoglienza va fatta in modo equo in tutte le regioni italiane. Oltre che la Sicilia assume su di sé il peso degli sbarchi, perché è la Sicilia ed è in mezzo al mar Mediterraneo di fronte alla Libia. Questo compito non possiamo delegarlo ad altri, perché a questo compito siamo delegati dalla geografia. Ma l'accoglienza, cioè il dove vengono destinati quelli che sbarcano, è un problema di equità e di giustizia, e quindi noi abbiamo fatto nello scorso luglio 2014, un accordo con le regioni e anche con i comuni per un'equa distribuzione su tutto il territorio nazionale. La scorsa settimana ho incontrato i rappresentanti dei comuni e delle regioni e sono fiducioso che quest'equa distribuzione trovi attuazione in tempi molto rapidi. Sì, perciò...